Di nuovo stretti in formazione, torniamo alla base. Anche le altre due pattuglie che hanno attaccato dopo la mia, il poligono con le bombe e il napalm, sono andate bene. Già lo so perché me l'hanno comunicato per radio. Questo caccia tattico, destinato ad operare a bassa quota e a colpire mezzi praticamente fermi, accoppiando un'ottima velocità di disimpegno ad un'estrema maneggevolezza, ci ha consentito anche questa volta una facile individuazione e un preciso centramento dei bersagli. Ma quanti mesi di lavoro per noi piloti e per gli specialisti. Soddisfatto sono per tutti. E finalmente calmo, dopo la dura eccitazione degli attacchi, mi godo il volo di rientro. Siamo sopra una di quelle enormi piste a cui l'impiego di questi ultimi anni ci ha ormai abituati. E non posso non pensare ancora una volta a quella che è senza dubbio la principale caratteristica del G91 e che mi aveva tanto meravigliato la prima volta. La possibilità di fare a meno di una pista d'atterraggio. Più in là è infatti questo vecchio aeroporto che ci accoglie. Il paracadute freno, il carrello è eccezionalmente robusto e molleggiato. La leggerezza stessa consentono a questo moderno aviogetto di operare su strisce erbose o semi preparate con la medesima sicurezza di un caccia ad elica dell'ultima guerra. Dove abbiamo atterrato, da anni si vedevano ormai solo elicotteri. Non sono ancora convinti della nostra identità di aviogetti e ogni volta ci vengono ad interrogare. Si fuma una sigaretta e nel medesimo tempo i nostri velivoli vengono riforniti per tornare sul poligono. Il cambio dei portelloni delle armi, due per velivolo, con quelli di riserva già pronti a terra, armati e collimati, è rapido grazie anche alla speciale attrezzatura. Vicinanza dei bocchettoni di missione, un uomo solo azionando contemporaneamente due manichette può rifornire di carburante il G91 in pochi minuti. Razzi da 5 pollici. Paracadute freno.
bombe da 500 libbre. Napalm completano rapidamente il rifornimento. Ecco, appena 10 minuti sono passati dal nostro rientro. La pattuglia che dopo la mia ha attaccato il poligono viene ora all'atterraggio. Ma già i miei 4 velivoli stanno per ripartire con altri per una seconda azione. Viene inserita la speciale capsula d'avviamento. Incredibile è la frequenza con la quale il G91 si può ripresentare sul terreno d'operazione. Tale frequenza è l'unico fattore, oltre ben inteso al numero dei velivoli, su cui agire per aumentare il volume di fuoco da mettere a disposizione delle truppe. Il problema è stato studiato a fondo dai tecnici e la rapidità di riarmo e rifornimento conferma il successo dei loro sforzi. È stato nel concorso bandito dalla NATO nel 1954 con la partecipazione di velivoli di varie nazioni, quali i francesi Breguet-Aon e Dassault Étendard, che il G91 ha trionfato. In base alle specifiche di Shape, il velivolo doveva poter sorvolare in decollo un ostacolo di 15 metri posto a 900 metri. La missione base prevedeva l'avvicinamento all'obiettivo alla quota di 1000 metri, prima a 305 nodi e poi a 600. 10 minuti di ricerca e attacco, la fuga alla velocità massima di 630 nodi, ridotta poi a 350. Il tutto per un raggio d'azione di 150 miglia, pari a 280 chilometri. Dal confronto con il cacciabombardiere oggi più diffuso nella NATO, l'F-84F, sono evidenti le ridotte dimensioni del G91, che ha un peso a carico completo di soli 5.000 kg rispetto agli 11.500 del più grosso collega. Tutto ciò senza pregiudizio alcuno della sua efficienza bellica. Oltre all'armamento base, il G91 è dotato di un armamento addizionale da alternare a seconda delle esigenze. Si potranno così portare di volta in volta 2 contenitori napalm da 500 libbre o 2 bombe, 2 razziere di 3 razzi grossi, 2 di 6 razzi più piccoli, 2 missili aria-terra, 2 grossi contenitori. Se il G91 è stato raccomandato dalla NATO ai paesi che ne fanno parte, ciò è merito soprattutto della ditta che lo costruisce, dell'intuito dei suoi progettisti, della capacità dei suoi tecnici e delle sue maestranze, dell'imponenza e perfezione della sua organizzazione industriale. Elementi tutti indispensabili per la pratica efficienza di ogni alleanza, secondo i concetti di collaborazione, integrazione e standardizzazione. Una serie veramente imponente di grossi magli e di presse potrebbe alimentare una grande linea di lavorazione. Una pressa speciale per la formazione sotto gomma.
una formatrice per stiramento. Sta sagomando una fiancata di fusoliera del G91, piegandola e stirandola contro un modello. Quest'altra effettua la rastremazione dell'ala. Pochi colpi ed ecco una metà del serbatoio esterno alare. Il bordo d'attacco dell'ala, finito, viene tolto dalla pressa. Provato sul calibro. Seguendo il tracciato, questo operaio sta tagliando il rivestimento di un'ala. Ecco il tornio speciale che forma in un sol pezzo il cono dell'ogiva di punta. Dopo la verniciatura protettiva di tutti i pezzi, è una scena colorata di giallo che ci accoglie. Qui non è più la macchina, ma l'uomo a dar corpo via via al velivolo sui diversi scali nelle varie fasi del montaggio. Il reparto Tettucci. Ecco la lavorazione progressiva del grande condotto dell'aria dalla presa anteriore al motore. Un'ordinata di forza della fusoliera in allestimento sullo scalo. Finita, essa viene montata sul condotto dell'aria. E quando il grande condotto, con le sue ordinate, viene posato sul piano di forza, e poi anche il primo pezzo di rivestimento, è la struttura della parte intermedia della fusoliera ad essere riconoscibile. Il montaggio dell'ala. La leggerezza e le limitate dimensioni del G91, oltre all'entità della missione da compiere, erano legate alla disponibilità di un motore con un eccellente rapporto peso-spinta e un minimo ingombro. Questo è il Bristol Orpheus, di 2200 kg di spinta. Lungo la linea finale di montaggio vengono effettuati sui G91 gli ultimi collaudi funzionali. Banchi prova portatili servono alla verifica degli impianti e circuiti idraulici. Elettrici ed elettronici.
Dopo la verniciatura, il G91 sarà pronto al collaudo in volo. Oltre ai collaudi normali, sono sempre in corso presso la ditta ricerche e prove varie sul G91, connesse con modifiche o impieghi nuovi. Questa volta seguiamo il pilota collaudatore nel suo giro di ispezione in vista del primo volo con un nuovo grosso missile aria-terra. Eccoci di ritorno al reparto. Il G91, pur essendo dotato di cabina pressurizzata, di seggiolino eiettabile, di un moderno sistema radio-radar, di tutti gli impianti e servomeccanismi più recenti, risulta di una estrema semplicità, sia per il pilota che per gli specialisti. Un completo sistema di portelli consente un facile accesso a tutti gli organi vitali. La scomponibilità e le parti staccate, studiate espressamente, consentono la massima rapidità di sostituzione, agevolata da un'attrezzatura razionale che dà al velivolo una grande elasticità di manovra indipendentemente dalle infrastrutture. Questo motore è stato cambiato sul campo in meno di un'ora, con l'impiego di soli 3 uomini. Sono al centro di una esercitazione che vuole collaudare queste varie possibilità del G91. E sono subito impegnato con il mio gruppo su terreni resi quasi impraticabili da recenti piogge. Esercitazione alla quale partecipa anche la versione fotografica. Non è necessario che i reparti di G91 operino sempre da terreni semi-preparati. Normalmente essi stanno su basi con pista. La grande mobilità consente loro però, in caso di emergenza, di trasferirsi immediatamente verso le strisce, vicino alla linea del fuoco. Solo qualche ora fa, noi eravamo ancora sul nostro aeroporto di pace, dal quale siamo partiti lasciando i comodi piazzali di cemento. Le quadriglie hanno raggiunto su allarme le loro strisce decentrate. Con una sorprendente velocità di rispiegamento, anche il mio comando è stato spostato in aperta campagna, nella zona di operazioni. Nascosto e mimetizzato con l'aiuto di squadre dell'esercito. Oltre ad assolvere il suo compito operativo, il gruppo decentrato è organizzato per provvedere direttamente alle sue vitali esigenze. Un carro cucina frigorifero mobile provvede ai pasti per tutto il personale del comando e anche per le squadriglie dislocate sui vari terreni.
pasti che vediamo partire caldi in elicottero. Siamo su una striscia erbosa. Più in là un'altra squadriglia è stata dislocata su una vecchia pista, della quale utilizzerà solo un corridoio centrale, largo come un'autostrada. Se la ricognizione non è messa in guardia dall'esistenza di una pista, la mimetizzazione sarà estremamente più facile. Qui sotto è nascosto un comando di squadriglia, con il carro comando e i mezzi per l'assistenza e la manutenzione. L'estrema mobilità ed elasticità di concentrazione e di impiego del G91 non potrebbero essere ottenute senza un ben studiato e agile supporto tecnico. Questo velivolo ha atterrato con una varia radio. Un mezzo mobile appositamente attrezzato interviene immediatamente ed effettua il cambio dell'apparato. Un altro esempio di assistenza mobile sul campo. L'automezzo per il rifornimento dell'ossigeno. In quest'ultima fase operativa, il G91 sta dimostrando veramente le sue grandi possibilità. E il fatto che la NATO abbia un velivolo da raccomandare alle forze aeree dei paesi aderenti si traduce per tutti in vantaggi la cui importanza va sottolineata sotto l'aspetto operativo, economico, umano, per una veramente efficace integrazione difensiva. Anche se realizzato per impulso degli Stati Uniti d'America, il G91 soddisfa tutte le esigenze europee. Ed è per questo specialmente che si deve valutare appieno e apprezzare quanto, attraverso questo velivolo, l'Italia ha fatto per cementare l'Alleanza Atlantica, per la difesa del mondo libero.